Allora, buonasera a tutti. Io direi che possiamo cominciare. Sono le 8:25. Si sente bene, sì? Sì. Ok. Allora, benvenuti. Buonasera. E un applauso a tutti voi che state qua questa sera per conoscerci, per conoscervi. Ed è veramente una cosa, un'emozione grande, un'energia bellissima in un momento molto particolare, insomma, che stiamo vivendo. Quindi un grazie ad Alessandro, sempre top, sempre in forma. Passo la parola ad Alessandro, così vediamo se riusciamo a partire con qualche argomento che però questa sera sarà particolare. Allora, grazie Luca. Bene, vediamo appunto se riusciamo a partire con qualche argomento. Io ne ho uno in particolare che secondo me è un argomentone, cioè proprio più di così non si può. Ecco, quindi io comincerei da questo, e l'argomento di cui sto parlando sono le vostre domande. Quindi io vorrei proprio questa sera, insieme a Luca, ne abbiamo parlato, no? Invece che stare qui a, vabbè, noi abbiamo il vino, potremmo parlare per ore col vino, però insomma, abbiamo detto partiamo da voi. Quindi la serata, questa serata è dedicata a voi, per cui cominciamo, questo è l'intento di questa serata, con le vostre domande, con le vostre osservazioni, con le vostre considerazioni. Quindi cominciamo da voi, no? Voi perché siete qui questa sera? Mica per sentire noi parlare, suppongo. Vabbè, però voglio dire, avrete pure qualcosa da dire, no? Quindi, quali sono le vostre osservazioni, le vostre domande rispetto a tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo? Questo è un periodo denso, è un periodo importante, è un periodo in cui siamo arrivati. Allora, io avrei so che c'è un apripista. Sì. Dov'è Carlo Festa? Dov'è Carlo Festa? Alzi la mano. Eccolo qua. Vieni qua, Carle, vieni. Con lui vai sul, perché serve uno che rompe il ghiaccio, Alessandro. Sì, con lui lo rompi. E allora stai tranquillo. Arriva. Vieni qua. Grazie a tutti. Tanto piacere, Alessandro, perché non ho ancora avuto modo, ne approfitto alla faccia. Ma la domanda che mi viene da pensare, che vorrei fare questa, come quella del Global Center, l'ho già fatta la Silvia. Stavo pensando, vista la situazione geopolitica che in questo momento c'è, che sembra abbastanza una polveriera, insomma, da quello che si vede. Molte nazioni vediamo molto, molto calde. Pensi che anche in Italia possa arrivare una cosa del genere? Perché insomma, sono circa due o tre anni, che stiamo aspettando questo famoso momento, cercando di lottare, grazie anche alle vostre informazioni, di come combattere, insomma, questa, siamo alla fine praticamente. Però insomma, abbiamo subito tutti quanti, chi più chi meno, diverse cose. E grazie a voi, insomma, siamo riusciti a divincolarci e come superare questo momento pericoloso. Secondo te ci potrà arrivare una, io dico una guerra civile, però diciamo a un momento caldo tipo in altri paesi come il Brasile o altri paesi, vista la situazione, perché dopo 3 anni tanta gente ha patito. È una domanda che la vedo abbastanza, vedo anche intorno a me, io sono di Reggio Emilia. Quindi, non c'era capito. Io pensavo che venivi da Bolzano Sud, dall'accento, ti dico la verità. Però facciamogli un applauso a Carlo, perché ha rotto il ghiaccio, ha fatto una domanda importante, che penso che sia la domanda che molti di voi, no? Molti di noi ogni tanto, no, ci facciamo.
e via discorrendo, quindi ti ringrazio. Grazie. Cominciamo quindi da questa domanda di Carlo. Carlo, ecco, Carlo in poche parole, da quello che ho capito, casomai mi corregge Carlo, dice: noi qui adesso in questa situazione nostra, italiana, verso che cosa stiamo andando? Lui faceva riferimento al Brasile, voi sapete che in Brasile ci sono state recentemente le elezioni che il popolo non vuole, perché non è ciò che ha, il risultato delle elezioni che c'è stato in Brasile non corrisponde alla volontà del popolo. Il popolo ha votato altro e si ritrova ad avere quello che non vuole. Quindi, se ho capito bene la domanda, Carlo dice: noi qui come andremo? Cioè, qual è il futuro prossimo di questo paese, della nostra situazione? Probabilmente intendeva dire, un po' al di là del fatto politico, che non esiste più. La politica non c'è più, i partiti non ci sono più. Il ragionare secondo il concetto della politica, come la intendiamo, che è un concetto che pone le sue basi sui partiti e su quello che vediamo, insomma, non esiste più, ma non esiste più da decenni. Quello che vedete è un teatrino. Quindi la sua domanda credo che non fosse riferita solo a questo, ma anche alla situazione generale del nostro paese. Quindi dal punto di vista anche economico, strutturale, culturale, dove va questa Italia? Questa era la domanda, giusto Carlo? Sì, bene. Ecco. Allora, l'Italia sta andando verso il punto in cui farà ripartire il mondo. A dispetto di quello che si vede, a dispetto di quello che osserviamo, dove sta andando l'Italia? E vi stavo dicendo che sta andando verso il punto in cui farà ripartire tutto il mondo. L'Italia è il centro di tutto quello che sta accadendo nel mondo oggi. Perché? Perché pensate solo a una cosa, a un fatto solo. Dov'è il Vaticano? Dov'è la più grande concentrazione della cultura del mondo, della bellezza del mondo? Dove è? Voi sapete che qui abbiamo l'Italia, ha l'80+% delle opere d'arte del mondo. Capite cosa voglio dire? Senza contare l'arte che ci è stata sottratta nel corso dei secoli, perché molta della nostra arte è stata portata via. Non c'è nessun paese al mondo che abbia la nostra ricchezza artistica, culturale, ma anche come territorio. Esiste un paese vario e bello come l'Italia? No, esiste una cultura anche, per fare un esempio, culinaria come la... No, non c'è nessun posto al mondo che sia bello quanto il nostro paese, ma al di là della bellezza di questo tipo, e lo ripeto, considerate che l'Italia è il centro della conoscenza esoterica del mondo. Tutta la conoscenza esoterica del mondo si concentra qui da noi. Ci sarà pure un motivo o no? Il motivo c'è. E sapete qual è il motivo? Voi. Cioè, quelli che noi potremmo chiamare gli italiani. Noi, chi abita questa terra? È il motivo di tutta questa ricchezza. Perché l'Italia si è cercata di massacrarla nel corso dei decenni? In tutti i modi possibili. Non entro nei dettagli, ma mi capite. Nel corso dei decenni, anche ultimamente, perché si è cercato di massacrarla in questo modo? Secondo voi, se un paese non ha nessuna importanza e non rappresenta nessun pericolo per le élite che governano il mondo, che interesse ci sarebbe a concentrare tanti sforzi per cercare di distruggerla? È evidente che se c'è tutta questa attenzione per noi, in negativo ovviamente, perché qui il tentativo è distruttivo, è evidente che siamo, diciamo così, pericolosi per un progetto mondialista che vede nella nostra ricchezza,
nella nostra cultura, nelle nostre capacità, anche se vogliamo imprenditoriali, diciamo, di capacità di fare, ma questo io è un aspetto che considero meno, anche se c'è, ma soprattutto per le capacità di ripresa spirituale di cui siamo portatori. Ecco, se non fosse per questo, non saremmo stati attaccati in questo modo. Quindi, sto cercando di rispondere alla domanda di Carlo, vedo se ci riesco. Non c'è modo di fermarci, non c'è modo di schiacciare e di impedire all'Italia di tornare ad essere il centro del mondo. Lo dico in un altro modo, mettetevela via, quindi rilassatevi, fate un bel respiro, mangiate serenamente, bevete e stiamo in compagnia questa sera. Non c'è modo di farlo e presto lo si vedrà, già lo si vede. Perché la Russia in questo momento, che sta lavorando per liberare il mondo da una morsa di tenebre, perché questo sta facendo, e lo sta facendo in modo preciso, in modo perfetto, senza nessun cenno di errore. Perché considera l'Italia, perché questo fa la Russia con noi, come un paese importantissimo nella sua visione del mondo? Noi siamo il paese a cui, uno dei paesi a cui la Russia tiene di più. Ve lo dicono? Lo scrivono sui giornali? No. No, assolutamente no, però è così, ve lo assicuro. Sapete chi ha costruito San Pietroburgo? La città di San Pietroburgo, tanto per fare un esempio. Le maestranze edili, in questo caso, mi spiace, però devo dirlo, venete. È così. Ma non perché, voglio dire, sarà una casualità ora, però è così. Va bene, mi fermo qui perché sennò poi sembra che... Ma il Veneto fa parte di questa penisola, di questa terra, d'accordo? Bene. Questi sono dei piccolissimi esempi, per cercare di dire che cosa, anche per rispondere alla domanda di Carlo, e cioè l'Italia sta cominciando in questo momento, piano piano e un po' alla volta, a recuperare la sua posizione da qui in poi, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tenete il 2025 come punto fisso. Allora, oddio, mancano quanto? 2023 anni. Tre anni. Quanti secoli di storia ha questo paese? Partiamo dai romani. Vi lascio fare i conti. Cosa sono tre anni? Sapete con chi si sta fronteggiando la nostra ricchezza, lo spirito di questa terra? Perché questa, ricordate che è una guerra spirituale, quella che è in corso. Con chi si sta fronteggiando? Si sta fronteggiando con un gruppo di oscuri che cercano di corrompere la vita nel mondo. La vita a tutti i livelli, soprattutto sul piano spirituale. E lo stanno facendo da secoli. Bene, pensate che si possa invertire questa direzione, si possa cambiare ciò che questi oscuri hanno creato in tutto questo tempo, in pochi anni, in uno, due, in qualche mese? Ci vuole del tempo. Perché, vedete, noi abbiamo una caratteristica, noi italiani. Ci piace fare le cose per bene. E quindi, visto che siamo chiamati a fare questo, perché guardate che questo è il nostro compito e questo stiamo facendo, che ve ne rendiate conto o meno, anche qui su più livelli, ma visto che dobbiamo fare questo, ci piace farlo bene. Ecco perché siamo stati scelti noi per farlo. Perché lo facciamo bene. E perché abbiamo le potenzialità, le caratteristiche e la ricchezza, soprattutto spirituale, per eliminare dal mondo questo cancro. Che poi,
che poi, badate bene, io ci tengo a precisare questa cosa, fa parte comunque di un gioco molto più grande. Quello che accade nell'universo ha sempre un equilibrio perfetto. Quindi non pensiate che questi, chiamiamoli oscuri, io uso questo termine perché così ci capiamo senza tanti fronzoli, ecco, non abbiano una funzione. L'ho sempre detto, lo ribadisco anche questa sera. Hanno la funzione di fare in modo che voi questa sera siate qui, o ovunque siate durante la vostra giornata. Hanno la funzione di fare in modo che ognuno di voi abbia in questi anni capito determinate cose, approfondito determinate cose, ritrovato la propria ricchezza, la propria potenza spirituale. Se non ci fosse questa parte, tutto questo processo sarebbe molto magari più lungo, o per alcuni addirittura inesistente. Quindi, con questa cosa che ho appena detto, non sto dicendo che sono bravi e buoni e gentili e ci auguriamo che possano continuare nel loro lavoro, questi oscuri. No, sto dicendo che fanno parte di un disegno molto più grande, sul quale non hanno alcun controllo. Chi detta le regole è la natura. Con questo termine intendo qualcosa di molto più vasto di quello che magari si potrebbe intendere, però fondamentalmente la natura, quindi l'universo, chiamiamolo così, anche questo è un termine relativo. Quale universo? Qui potremmo aprire un'altra parentesi che non apro. Quale universo? Quello in cui siamo. E l'universo in cui siamo è dentro a un altro e un altro e un altro e ancora un altro. Quindi c'è un equilibrio in tutta questa faccenda che va al di là di quello che si vede. Bene, questo equilibrio che chiamiamo natura detta le regole. Quali regole? Tutte le regole. Anche chi, tornando alla domanda, vorrebbe schiacciare questo paese, perché è il centro dello spirito del mondo, questo paese, non può farlo. Perché? Perché è la natura che ha deciso che questo non può succedere. Va bene? Quindi, chiudo sulla domanda, perché poi ce ne sono altre. Carlo, il nostro paese, l'Italia, nonostante un periodo come quello che abbiamo visto, nonostante le difficoltà che stiamo affrontando, abbiate tutti chiaro che sta incamminandosi finalmente per riprendere la posizione che gli spetta nel mondo, che è quella dalla quale farà ripartire la rinascita spirituale di tutto il mondo. Io credo che più di questo un paese, una terra, non possa aspettarsi e non possa volere, perché è il centro. Bene, io così ho risposto, però passo la parola a Luca perché credo che anche lui eventualmente voglia aggiungere qualcosa alla sua domanda e poi ne vediamo di altre domande. Magari facciamo girare il microfono senza che, magari vi sentite in imbarazzo a venire qui, quindi facciamo girare un microfono e fate le domande, va bene? Però passo la parola a Luca. Santa Maria, hai detto tutto. Facciamogli un applauso perché ha dato da una risposta, diciamo, circoscritta, ha aperto un ambito più elevato. Che è questo il compito nostro, no? Dalle piccole cose essere in grado e capaci di avere una visione più alta. Tutti ci riescono? Però ci stiamo provando. Questo è un percorso che stiamo facendo tutti insieme, quindi ringrazio Alessandro che insomma, è un buon esempio, un ottimo esempio di questo esercizio. Poi a volte ci riusciamo di più, a volte ci riusciamo di meno, però se fossimo, come dicevamo prima con Nicoletta, se fossimo illuminati non saremmo su questo piano, quindi se stiamo qua è perché ancora qualche sprint, qualche passo, qualche azione, qualche funzione la stiamo avendo e da italiani la avremo da protagonisti in tanti settori, tanti, anche nei settori di cui parlo io spesso, siamo un'eccellenza anche là. Bene. Luca, Santa Maria, vieni qua. Sei gira dall'altra parte.
Beh, lui è professionista. Chi è che sente e segue la trasmissione La Bocca della Verità con Katia? Programma radiofonico bellissimo, in cui parliamo di cose serie, ma a volte ci facciamo aiutare da qualche bel brano musicale, magari con un significato profondo al suo interno, perché al di là della razionalità, l'emozione e i brividi parlano più di mille parole. Buonasera a tutti. Caro Luca, qui mi sento un po' in imbarazzo, perché sai, la radio è un qualcosa dove sei nascosto e parli a tante persone. Qui invece li vedo tutti, o quasi, e quindi è più difficile. La musica, come hai detto te, è sentimento e ti genera delle emozioni molto importanti. A me la musica fa riflettere, non potrei vivere senza la musica. E che ne so, ce ne sono un sacco di dischi dove che possiamo citare ma anche ballare. Io sono un esperto di musica dei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 80, quindi parto dai Pink Floyd, molto riflessivi in quanto psichedelici, e per arrivare insomma a gruppi importanti come, non so, i Joy Division, i Cure, gli U2, insomma tutta questa gente che nell'anima hanno veramente il sentimento e l'amore, perché la musica è amore. Facci una domanda, facci la prima cosa che ti viene in mente dopo questa bellissima premessa che condivido in toto. La prima cosa che ti senti dentro di chiedere, o una riflessione, una cosa che magari ti sei tenuto dentro tutto questo periodo, no? Perché questo periodo così particolare, ognuno di noi, no, magari quando rimani da solo, per te è difficile che coccadia, però magari no, quella domanda, quello spunto, va? Magari riflettendo insieme può venire fuori, no, uno spunto di riflessione per tutti. Sì, effettivamente, allora, Alessandro prima ha riportato il discorso natura, no? Natura uguale universo. Natura uguale universo, la natura siamo noi, quindi siamo noi dentro questo universo. Io sono un appassionato comunque del naturale, nel naturale nel senso l'essere. L'essere deve anche voler essere, quindi la forza di voler cambiare le cose. Sono più che della storia romana, sono un grande appassionato della musica dei greci, perché secondo me i greci rispecchiavano quell'essere che più dei romani è naturale. Ecco, infatti chi abbiamo Ippocrate, che era un grande medico, un grande filosofo. La sua teoria era quella appunto di aiutare tutti, compresi i bisognosi, e i bisognosi soprattutto avere un occhio di riguardo. Quindi da lì nasce una civiltà che noi secondo me dovremmo un po' ripensare, ecco, a tutto ciò. E poi ricordiamoci che all'epoca questa conoscenza era una conoscenza anche esoterica, perché il caduceo con i due serpenti che si srotolano, arrivano sulla pineale che sboccia, nel momento che si riesce a tirare su l'energia, è il simbolo che all'epoca raccoglieva questa scienza segreta e oggi viene barbaramente sfruttato nelle ambulanze, negli studi medici, niente c'ha a che fare, insomma. Chi è che ha visitato il tempio di Asclapion in Grecia? Insomma, là è un'emozione andare in quel posto, perché pensare che secoli e secoli fa stavano già avanti sul discorso anche di prevenzione, unire anche il discorso energetico per togliere blocchi energetici che causano poi la patologia. Quindi la patologia non veniva vista come, no, la causa del problema, ma un effetto di una situazione di squilibrio interiore energetico. Ecco là il serpente che si srotola e che cura tutto l'essere
fino ad arrivare all'illuminazione, che è la fioritura della ghiandola più importante che abbiamo nel nostro cervello. Peccato che poi l'hanno fatto fuori, insomma, come sappiamo, insomma. Comunque, assolutamente sì, non so se vuoi aggiungere qualche cosa, insomma, ecco. Cioè, vieni Ale. Aspetta. Sì, grazie Luca, facciamogli un applauso per la condivisione. Allora, intanto come ti chiami? Ciao. La mia è una considerazione, non è una domanda, però riferendomi a quanto tu hai appena detto, mi viene da pensare, che il nostro compito nei prossimi anni, o comunque da adesso in poi, da come siamo arrivati adesso in poi, sia proprio quello di andare oltre quella che è stata la divisione che è stata perpetrata da 2-3 anni a questa parte, e dovremmo essere noi a fare il primo passo per poter ricreare quella comunità che altrimenti abbiamo perso. Non so, ecco, a me viene da pensare questo, perché in più in questi anni mi sono chiesta, ma qual è il mio compito qui? Perché il senso di tutto questo e la profondità spirituale di quello che sta succedendo ce l'avevo dentro. Però mi chiedevo, ma io cosa posso fare per far questo? Non è servito dire alla gente non vaccinarti, non è servito a nulla. Secondo me il nostro compito inizierà. Finora ci hanno chiesto di rimanere fermi, non so, questa è l'impressione. Poi toccherà a noi agire per primi. Grazie, Michela, sì, è vero, hanno cercato di dividerci, ma perché? Perché vale sempre il detto degli antichi romani, no? Dividi et impera, ma questa divisione non è stata solo fisica o ideologica, è stata spirituale. Bene, detto ciò, e lo abbiamo capito, Michela dice cosa dobbiamo fare noi? Perché poi è evidente che a questo punto il nostro compito è di rigenerare, ricostruire questa unione fra le persone umane. E la domanda è sua, cosa fare per questo? Qual è il nostro compito, giusto? Bene, nulla, niente. Perché questo è un processo che sta già avvenendo da solo. L'unica cosa che noi possiamo fare, sicuramente, è aumentare ogni giorno di più la presenza a noi stessi. Questo inevitabilmente ci porterà in contatto con gli altri. Noi possiamo entrare in contatto con gli altri, ricreare unità con gli altri, i nostri simili, nel momento in cui abbiamo ricreato l'unità dentro di noi. Quindi, alle volte le persone pensano chissà cosa dovrò mai fare. Nulla. Essere ciò che si è. Essere fedeli a se stessi, scoprire ovviamente qual è quel se stessi ed esservi fedeli. Tutti i giorni, giorno per giorno, presenti a se stessi. E nel momento in cui dovesse accadere che qualcuno ci chiama per dare il nostro contributo al servizio, va bene. Ma va tutto da sé. Più noi siamo presenti a noi stessi, più tutto procede da solo. Quindi in realtà non è così difficile. La difficoltà maggiore rimane sempre quella di scoprire chi siamo, ognuno per sé. Chi sono io? Dove sono in questo momento? Perché sono qui? Queste sono le tre domande che dobbiamo porci. Se abbiamo chiaro questo, tutto va da sé. Perché dico questa cosa e poi chiudo e passiamo a un'altra domanda? Perché spesso le persone hanno la strana idea di poter salvare qualcuno. Lasciatela stare questa cosa, perché non è vera. Noi non possiamo salvare nessuno, né aiutare nessuno. Questa è un'illusione che può essere anche pericolosa. La realtà prevede che noi possiamo aiutare e salvare noi stessi, ma non pensiate che questo sia un ragionamento egoistico. Anzi, direi egocentrico più che egoistico, perché l'egoismo non è una cosa negativa. Egocentrico, no, è un discorso realistico.
ok, non possiamo farla questa cosa. Gli unici che possiamo salvare sono noi stessi. Però cosa succede se facciamo questa cosa e ci mettiamo in questo ordine di idee? Che automaticamente, nel fare ciò, siamo pronti, se dovesse succedere, perché può capitare, anche ad aiutare qualcun altro. Ma non perché siamo noi ad andare a salvare il mondo, ma perché può accadere che qualcuno ci domandi in un certo momento, guarda, ho bisogno. Allora noi possiamo a quel punto dire, beh, va bene, guarda, io mi sono già messo in salvo e quindi va bene, ti aiuto. Ma non andiamo a salvare il mondo. Su che cosa hanno lavorato in questi 2 anni? Sul senso di colpa rispetto all'idea che voi potete aiutare a salvare qualcuno. Non è così, non si può. Possiamo farlo con noi stessi. Quindi facciamolo, facciamolo. Questo produrrà un effetto fuori di noi, perché ci fortifica, ci rende, mette nella condizione di poter fare questo anche per gli altri, d'accordo? Non so se ho risposto alla domanda, spero di sì. Quindi, la ripeto, la risposta alla tua domanda, cosa fare? Nulla. Se non prendersi cura di sé. Questo porta cura a tutto il resto. Altrimenti saremo degli zoppi che vanno a salvare degli zoppi. E io dico sempre che 2 zoppi non fanno uno sano, fino a prova contraria. Fanno 2 zoppi. Prima è uno, poi se si accompagna un altro sono 2. Mentre uno sano, che si accompagna a un altro zoppo, può fare qualcosina e diventano sani tutti e 2, ancora di più. Va bene? D'accordo? Va bene. La riflessione da fare è proprio questa, magari posso provare ad ampliarla, nel senso, cosa vuol dire salvare noi stessi? Salvare noi stessi non vuol dire rimanere fermi su una sedia a continuare con le vecchie dinamiche del passato, perché sennò vuol dire che questi 2-3 anni non ci hanno insegnato nulla. C'è stata la spaccatura nella società? Sì. C'è chi ha capito determinati discorsi, perché è venuto su questo piano già con uno spiccato senso della consapevolezza. C'è chi è venuto senza questa consapevolezza, ma con la missione di sacrificarsi per svegliare il prossimo in un altro modo. Noi pensiamo tante volte che tutte le persone che stanno morendo, sì, sono delle vittime, ma a livello animico hanno scelto quel percorso, hanno scelto di essere sordi e ciechi rispetto alle menzogne che ci hanno raccontato. E la loro anima ha scelto il momento e il modo in cui andarsene per svegliare chi? Le persone che aveva accanto. Ma voi pensate che un anziano che muore dopo aver fatto quello che sapete non innesca un'onda di risveglio nei propri cari? Voi pensate che un bambino di 14 anni che a un certo punto gli viene un infarto e muore tra le braccia della sua madre, non innesca un processo di risveglio nella madre e nelle persone che gli stanno accanto? A livello animico è questo il percorso che hanno scelto e noi possiamo soltanto che ringraziarli, accompagnarli con i nostri pensieri, la nostra energia, le nostre preghiere verso questo percorso che hanno scelto, difficile, di lasciare questo piano e lasciare un'eredità di risveglio. Ognuno di noi ha perso delle persone, ognuno di noi conosce persone che si sono trovate in questa situazione e sarà sempre così, non è che finirà domani. Ci sarà questo mese, il prossimo mese, probabilmente anche i prossimi mesi e così via. Questo innescherà un'ondata di risveglio verso chi ad oggi ha sempre voluto
a tapparsi gli occhi, la bocca e le orecchie. Perché a volte è la sofferenza che ci fa ritrovare il cuore, la conoscenza e la saggezza. Solo con una grande sofferenza azzittiamo la mente, programmata dagli strumenti che conosciamo, e ritroviamo la centratura di tutto e la chiarezza. Detto questo, quello che possiamo fare noi è, credo, la cosa più importante, al di là che ci sia qualcuno in alto che sappiamo bene che sta smontando determinati pezzi di sistema in modo talmente evidente, adesso in modo talmente veloce, che il lavoro che possiamo fare noi è quello più duro, è quello più difficile. Cioè, paradossalmente, un militare russo piuttosto che americano che va in braccio a un fucile oppure va a liberare determinate situazioni è una passeggiata di salute rispetto a quello che possiamo fare noi. Smettere di dare il peggio di noi, smettere di giudicare, di criticare il prossimo. È là che parte il cambiamento. Se noi stiamo sempre sulla frequenza della critica, del giudizio, del controllo a tutti i costi, non andiamo da nessuna parte. Vuol dire che in questi 2 anni e mezzo non abbiamo capito nulla, nulla, non abbiamo capito nulla. Questo è il lavoro più difficile. Questo è il lavoro su cui dobbiamo puntare noi. Guardarsi dentro, mettersi in discussione e capire che la persona che stiamo giudicando la giudichiamo perché vediamo la roba nostra addosso a queste persone. Quindi questa presa di consapevolezza ci porterà ad aprirci al prossimo e vederlo non come un nemico, ma come un alleato. Sono tutti fratelli. Le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso, che a volte inciampano, a volte fanno bene, a volte fanno male. È importante la purezza del loro cuore, la forza del loro animo. Sono questi i doni che dovete andare a cercare nelle persone che stanno accanto, non la capacità dialettica, comportamentale o altre cose. Grazie a voi. Spero di aver risposto, insomma. Alessandro ovviamente ha dato una risposta più corposa, io mi sono accodato. Grazie. Ciao a tutti. Allora, dopo queste cose spirituali vi porto giù alla terza dimensione di nuovo. Io volevo fare una domanda, diciamo, di una domanda che mi sono posta anch'io. È legata alle tecnologie presenti e future. Parliamo della tecnologia 5G, che so che adesso stanno già sperimentando la 6, forse anche la 7, e questi oscuri stanno, diciamo, sulla loro strada di portare avanti questo progetto che abbiamo visto un po' gli effetti a Seoul, in Corea. Io sono, diciamo, preoccupata, o comunque mi chiedo invece, con il Financial Quantum System, con l'attività quantistica, se il futuro, non so quando, possa, diciamo, portare delle tecnologie diverse che non facciano male alle persone, perché la tecnologia 5, 6, 7G con le frequenze che attivano, fa male alle persone, sia quelle che hanno ricevuto il siero,
sia quelle che non hanno ricevuto nulla, che comunque si trovano in un forno a microonde di fatto. Quindi mi chiedevo il futuro quale sarà, se ci saranno secondo voi le nuove tecnologie, quindi che non creino problemi agli esseri umani e alla natura, oppure questi personaggi, non so neanche come chiamarli, perché stanno proseguendo con la loro strada. E io leggo tutti i giorni questi articoli, si vede insomma che loro vanno avanti per questa, con questo controllo digitale, con questo 5G, col 6, eccetera, eccetera. Ecco, grazie. Prego. Prego. Allora, faccio io una domanda a voi adesso. Allora, se tutto quello che leggiamo rispetto alle tecnologie che ci stanno distruggendo, uccidendo giorno per giorno, fosse vero, vi faccio una domanda. No? Quindi un 5G letale, una catastrofe di controllo digitale, eccetera. Adesso io colgo l'occasione di quello che ho appena sentito da, credo, Daniela. Sì. Ecco, la domanda è se, no? Tutto questo fosse realmente così. Noi questa sera saremo qui a mangiare e a bere insieme o non saremo tutti morti? Dovremmo essere tutti morti. Cosa voglio dire? Abbiate pazienza, lasciatemela dire questa cosa. Voi non avete capito, forse, non avete chiaro che siete nel bel mezzo di una guerra digitale, di informazione, che è letale, ma non è letale perché c'è un 5G che non fa assolutamente niente, se voi siete pronti a capire che cos'è. È letale perché avete paura del 5G, adesso dico questo, ma potrebbero essere altre, potrebbero essere un'infinità di altre situazioni. D'accordo? Non avete capito forse che quella in cui state navigando è una guerra devastante che fa capo ai media ufficiali, all'informazione ufficiale e alla controinformazione che è infiltrata. Voi leggete tutti i giorni, ovunque, sui gruppi di Telegram, su Twitter, su Facebook, su qualunque cosa, ma anche sui quotidiani media mainstream, leggete delle cose. Non vi è chiaro ancora, evidentemente, che quello che leggete fa parte di una guerra di informazione il cui unico scopo è quello di generare dentro ogni singola cellula che vi compone uno stato di paura costante. Perché la paura è il gancio attraverso cui controllano realmente le cose. Se non l'avete capito in questi 2 anni, scusate lo sfogo, abbiate pazienza, adesso mi riprendo, anzi, mi riprendo subito, quindi parlo subito piano. Ecco, quindi, scusate. Ecco, adesso va meglio, magari poi con un po' di vino va ancora meglio, ma torno a dire. Nessuno nega che questa tecnologia, quando la mettete qui, non sia sana. Nessuno lo nega. Perché? Ma semplicemente perché crea un campo elettromagnetico vibrazionale con una frequenza di un certo tipo. Quindi se noi la mettiamo qui, certamente non fa bene. Su questo siamo tutti d'accordo. Per carità, ci mancherebbe. Ma da qui a dire che questo vi uccide, fa in modo che voi diventiate delle vittime ancora prima di aver capito cosa sta succedendo intorno a voi. Semplicemente perché avete paura. Non c'è nulla che può intaccare la struttura in equilibrio di una persona che abbia coscienza di sé. Se voi avete coscienza, e l'ho detto prima, di chi siete, dove siete, perché siete qui e di che cosa si muove all'interno del vostro DNA e di che cos'è quel DNA, adesso faccio un esempio così che... Se il vostro cervello come frequenza diventa un'onda portante
perché siete perfettamente coscienti di chi siete e non avete paura, qualunque cosa vi circondi, semplicemente, usiamo un termine per capirci, rimbalza, rimbalza. Va bene, allora, perché hanno potere oggi? Perché c'è, e lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, in corso una guerra letale di informazione. Voi non dovete prendere quello che leggete e basta. Dovete aver chiaro chi siete voi. Qual è il vostro potere, anche biologicamente? Non c'è nulla che vi possa toccare. Ma se non vi rendete conto di questa cosa, cosa succede? Che c'è la paura. C'è il 5G, c'è il 6G. Ma lo sapete, per esempio, vi faccio un esempio, lo diceva anche prima la persona che ha fatto la domanda poco fa, e ha ragione. Ma voi sapete, per esempio, che c'è già il 7G? Lo stanno già usando il 7G. E voi siete fermi al 5G, siete rimasti anche indietro, pensate un po'. C'è il 7G che sta funzionando, ve lo dicono? No. Perché? Chi lo sta usando il 7G? I buoni o i cattivi? E chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Vedete, in tutta questa marea di informazioni, l'unico obiettivo è la vostra mente. Ma se la vostra mente è chiara, sapete qual è il vostro potere? Conoscete, per esempio, il fatto, faccio un esempio per spiegarmi meglio, perché sennò magari non mi spiego. Sapete, per esempio, che il DNA è una struttura duttile, che può essere variata con il pensiero e con la parola. Se voi sapete questa cosa, già solo questo, vi mette nella condizione di aver chiaro che siete voi a decidere cosa volete fare. Quanto volete vivere voi? Io non lo so, perché adesso mi fanno un 6G e poi mi entra nella testa e io muoio. Ho un 7,5, ecco. Bene. È un 7 bello. È un 7 bello, ecco. E muoio col cervello fritto. Bene, ecco, benissimo. E quindi voi dove siete? Qual è il vostro potere? Voi sapete che potete decidere quanto vivere? Ve l'ha mai spiegato nessuno? Potete talmente tanto decidere quanto vivere da arrivare anche a dire, è più che sufficiente, perché non vorrei vivere di più, perché poi magari mi annoio, perché poi, dopo, comunque, sappiatelo, io vorrei ricordarlo stasera, che a prescindere da tutto si muore lo stesso. Non è che noi non moriamo, ma abbiamo la possibilità di decidere quando. Non solo, abbiamo la possibilità di decidere anche quando vivere. Ve le spiega qualcuno queste cose? No. Che cosa vi dicono? Con che cosa vi bombardano? Con il 5G? Con la paura? Con il terrore? E adesso faranno, e adesso diranno, e adesso decideranno, e adesso faranno, e poi se faranno, ma chi farà cosa? Ma voi in tutta questa cosa dove siete? Ma chi decide cosa per la vostra vita? Ecco, io penso di aver risposto. Spero, però non so. Guardate che questa è una cosa importantissima. Lo ripeto, non fraintendetemi, non sto dicendo che il mondo sia un mondo meraviglioso, fatto di cose bellissime e che tutti ci vogliano bene in questo mondo. Va bene, siamo d'accordo, questo l'abbiamo capito. Ma perché dobbiamo continuare a occuparci di questo? Lo capite che tengono ancora potere su di noi semplicemente perché noi continuiamo a occuparci di questo? Voi avete idea della quantità di sostanze tossiche che veicolano anche in quello che state mangiando? Io chiedo scusa, ma con tutta la buona, con tutta, soprattutto, ecco, con il vino di prima, sì. Ma voglio dire, avete la più pallida idea di quante sostanze tossiche, letali, mortali, mortali, non che mi fanno un po' di prurito, che mi viene un po' di, mi si arrossa la pelle, mortali, di quanti tipi di radiazioni vengono veicolate nell'etere oggi? Ma secondo voi, se non avessimo dei meccanismi interni di compensazione, come ha la natura, perché è la natura più forte, non il 5G, non le antenne, non... Adesso parliamo di questo, ma potremmo parlare di tante altre cose.
chi decide cosa? Se non avessimo questi meccanismi di compensazione, ma noi saremmo qui a quest'ora con tutto quello che ci circonda? Ma vi siete mai posti questa domanda? Vi siete mai posti questa domanda? Come siamo ancora qui? Dovremmo essere tutti morti, e invece siamo qui. Perché? Sapete perché? Adesso ve lo spiego e poi passo la parola e facciamo altre domande. Perché questi non hanno alcun potere, stanno bluffando, e voi ci siete cascati in pieno e vivete nel terrore e nella paura. Invece di occuparvi della vostra vita in questo momento, delle cose belle, buone, importanti che possiamo tutti ora fare, in questo momento, nella nostra vita. Di questo hanno paura. Loro hanno più paura di voi. Pensate un po'. Ecco, io mi sono sfogato. Va bene. Scusate. Passo la parola se vuoi aggiungere qualcosa. E poi passiamo anche a un'altra domanda. E che devi aggiungere? Comunque posso raccontare un velocissimo aneddoto a testimonianza di quello che ha detto Alessandro, perché a volte se non facciamo l'esperienza diretta, a volte purtroppo rimangono delle parole, quindi che influenzano leggermente il nostro inconscio su questa che dovrebbe essere una convinzione cementata dentro di noi. Io ho avuto la fortuna parecchi anni fa di ospitare a casa mia un lama tibetano, un Rinpoche, il terzo lama tibetano più importante, vabbè, dopo il Dalai Lama. In Tibet pensavano fosse la reincarnazione di Tara, quindi cioè, immaginate. E mi raccontò che Luca fra tre giorni, ovviamente non parla così, fra tre giorni morirà il mio maestro. Ho detto, come, ma sta male? No, 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 sta benissimo, però ha deciso di morire fra tre giorni. Porca miseria. E mi raccontò che c'è la possibilità di decidere quanto vivere e quando morire. Lui aveva superato non so quanti anni, adesso non mi ricordo perché vi parlo di 15-16 anni fa. E dopo tre giorni ha fatto questa profonda meditazione, è andata in un'altra dimensione. Dall'altra parte ho avuto la fortuna, un periodo sono andato a fare un'esperienza molto particolare, il Nichi Kung, che sarebbe una branca del Qigong però interiore, senza movimenti, in Cina, con un maestro che è inutile che vi racconto cosa faceva perché mi prendete per matto. E già lui faceva, e il suo maestro ha detto, Luca, non c'era il traduttore, che ovviamente cinese, cinque parole basta, so dire, insomma, ravioli cinesi, dammi l'aceto per i ravioli, cioè queste cinque parole. E il maestro, tu vedi quello che faccio io, non è niente a confronto di quello che fa il mio maestro. Il suo maestro mi aveva detto che aveva superato i 140 anni, anche se ne toglieva 5 perché si vergognava. È una persona a me accanto, lo ha conosciuto questa persona, quindi esistono sul nostro piano, sulla nostra terra, persone che hanno già questa consapevolezza. Quando hai la fortuna, magari crei la situazione per entrare in contatto con qualcuno di loro, capisci che è tutto vero, quanto siamo potenti, quanto è forte il nostro spirito, la nostra anima, la nostra volontà, e quanto siamo in grado di cambiare, creare ogni cosa, ogni aspetto della nostra vita. L'unico limite? La nostra immaginazione e la nostra convinzione in ciò. Quindi, grazie dello spunto, altro che 5G. Nome? Corrado. Corrado, benvenuto. Grazie. Sempre sul QFS.
questo QFS cosa, cioè, possiamo smettere di lavorare, di pagare i mutui? Ma che film avete visto, ragazzi? Ah no, vai, 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 lo so che dietro questa premessa c'è... Vai. No, basta. Cioè, ecco. Cioè, no, perché Alessandro ha detto lui che... in realtà mi sta trasferendo. Dobbiamo preoccuparci di il silenzio di farsi... vale più di mille parole. Dobbiamo quindi... preoccuparci di fare le cose che ci piacciono di più e quindi... Allora, ricordiamoci una cosa. Il nostro cuore ci parla a voce alta, ci dice immediatamente cosa ci piace fare, cosa non ci piace fare, cosa ci risuona di più e cosa non ci risuona. La persona che ci piace è una persona che non ci piace, un'esperienza che, quindi vivere momento per momento vuol dire partire dai piccoli desideri per scoprire poi quelli più grandi. Ma se io non so vivere neanche le cose piccole, come posso arrivare alle cose grandi? Poi capisci che la vita è tutto un percorso che parte dalle cose piccole, e se segui quello che senti dentro, arrivi, puoi arrivare a realizzare qualsiasi cosa. Però se segui questo, senza le aspettative e il giudizio della mente. Quando Alessandro, credo di interpretare, insomma, quello che ha detto, di vivere felicemente, serenamente, non vuol dire andare sullo yacht, per me può essere bello anche fare una passeggiata in mezzo a un bosco a vedere le stelle e provare un'emozione infinita. Più di mille yacht, più di mille altre cose. Quindi seguiamo quello che abbiamo dentro, che è più importante di quello che ci sarà al di fuori. Perché ricordatevi, sì, la rivoluzione in campo finanziario, bla bla bla, ci sarà. Questo non vuol dire che rimaniamo a casa e non facciamo un cazzo, perché io mi romperei le palle, perdonami il termine. Io cercherei sempre di fare e seguire quelle che sono le mie passioni, perché mi permettono di crescere, di seguire i miei talenti, perché mi rendono felice, di incontrare le persone e rapportarmici cuore a cuore, perché nutre la mia anima questa azione. Quindi tutto ciò che sarà cambiamento in ambito finanziario, sociale, ben venga. Ma se uno non capisce queste cose già adesso, non le capirà neanche dopo, quando ci saranno le condizioni per poter vivere in una società più etica, umana, paritaria, senza nessuno che ti schiaccia, nessuno che ti fa dei torti, nessuno che ti impone le cose o che ti fa vivere in una situazione di sopravvivenza o di carenza o di mancanza, facendoti credere che quella sia la condizione naturale dell'essere umano. Cambiamola noi prima, cominciamo a cambiarla noi. Come facciamo? Ci abbiamo un sistema, un apparato qua dentro nel petto che strilla a voce alta tutto quello che è importante per noi. Noi lo sentiamo, però poi interviene la scimmia ubriaca che ci dice: ma me lo meriterò? Ma sarà il caso? Ma non è che dopo prendo la fregatura? Ma se poi dopo finisce? E non succede più nulla. Senti una cosa, falla, vivila, interiorizzala, e costruiremo tutti quanti
il nostro paradiso in terra già da adesso, a prescindere dal QFS, al QQQ, al CCC, al PPP. Sì. Ecco, penso che non ci sia molto da aggiungere. Se poi volessimo entrare nel... Mi permetto, Luca, tu sei più ferrato di me, ma faccio due considerazioni molto semplici che poi in realtà possono, come dire, essere di aiuto in questa domanda di... Ok, dell'ultima domanda. Il sistema economico-finanziario sta implodendo. Anche questo fa parte della guerra di informazione. È una guerra digitale. Cosa intendo dire in questo caso? Che nessuno ve lo dice. No, nessuno vi ha detto che cos'è la BCE, nessuno vi ha detto cos'è la moneta. Perché? Perché fa parte di una guerra di informazione. In fondo, fondamentalmente, è il cappio attraverso cui tengono per il collo chiunque, noi compresi. Ok, ma va bene. Quindi due considerazioni molto veloci. Il sistema economico-finanziario, come lo conosciamo, sta implodendo. Nessuno ve lo dice. Le banche stanno crollando. Nessuno ve lo dice. Perché nessuno ve lo dice? Perché secondo voi nessuno lo dice? È evidente perché. Perché se lo dicessero avrebbero perso il potere di quel cappio intorno al vostro collo. Ma non c'è già più. Sta per cascare tutto. La moneta è solo un sistema, un modo, ok, che serve a misurare un valore. E il valore qual è? Cos'è? Chi è? Dov'è? Dove sta il valore? Nella sedia dove siete seduti voi, cioè voi siete noi tutti. Ogni essere umano è valore. È valore, 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 su cui viene costruito la misura della moneta. D'accordo? Ma non entro nel merito perché qui entreremo in un altro mondo che è meglio che... Morale, per farla molto breve, questo sistema sta crollando, ci sono dei sistemi di fondo come rete di salvataggio improntati che sono stati attivati, quindi ci troveremo presto in un nuovo sistema che prevede che il valore sia rimesso al suo posto, cioè dove? Dove deve stare e dove è sempre stato? Cioè dove? Dove siete seduti voi? Voi siete il valore. Voi siete il valore. Quindi la moneta è solo un modo che aiuta a stabilire un valore che siete voi però, lo siete anche adesso. Il problema è che questi qui hanno fatto in modo che il valore sia stato spostato sulla moneta da voi, ma il valore restate sempre voi, siamo sempre noi. Noi inteso come operosità e ingegno, tutto ciò che ognuno fa è valore, qualunque cosa sia. Qualunque cosa sia, d'accordo? Quindi va bene. Io direi, andiamo a un'altra domanda, però non so se... Sì, prego. Ciao a tutti. Ciao. Allora, dato che ci avete stimolato ad aprirci a nostre considerazioni anche personali, dopo il secondo bicchiere posso farvi questa domanda. Faccio una piccola premessa. Ricordo che negli anni 40, sotto il fascismo, sotto il nazismo, fecero un esperimento nel quale presero 100 bambini, più o meno, vado a dati così poi prendetela com'è, li divisero in due gruppi. Il primo gruppo fu sottoposto a trattamento neonati, erano neonati, quindi nutriti, accuditi, tutto ok, gli davano tutto quello che era a loro necessario, però non venivano toccati. Nessuno di loro li accarezzava, nessuno di loro gli parlava, parole amorevoli, niente. Al secondo gruppo invece hanno fatto la stessa cosa, quindi li hanno nutriti, erano caldi, tutto quello che avevano bisogno dei neonati, però sono stati toccati, abbracciati, coccolati, si sono sentiti amati. Dopo questo esperimento che è stato fatto da uno psicologo, uno dei loro, dei nazisti,
Il risultato è stato che il primo gruppo, che non era stato toccato, ha subito pesanti problematiche emotive, quindi ritardati, persone che non riuscivano a deambulare in maniera corretta, mentre il secondo gruppo stavano benissimo. Detto questo, se rapportato a noi, allora io so che abbiamo una sorta di, tu mi aiuterai Alessandro, molecola o che altro, un ormone o dei neuroni che riconoscono nel nostro, noi umani riconoscono il viso umano e quindi ne hanno gratificazione, ok? L'ossitocina e la vasopressina. Grazie Luca, grazie mille. Ok, detto questo arriva la domanda, premessa ci voleva. In questo periodo storico, se si dovesse essere, tra virgolette, dovere o poter scegliere tra vivere in una città tipo Milano, piena di gente, di socialità e di tutto quello che ti dà, e un bosco, quindi in totale solitudine, ok? Quindi due situazioni estreme. Cosa potresti consigliarci o cosa potresti dirci al riguardo? Grazie mille. Sì. Luca dice i funghi. Però. Ok, allora, questa non è una domanda a cui si può rispondere. E vi spiego perché. Allora, premesso che una città come quella di cui tu facevi l'esempio, Milano, ecco, una città di queste dimensioni ha una dimensione alienante. Le persone in realtà a Milano sono sole, non si conoscono. Le comunità umane che possano soddisfare i bisogni primari di contatto, reciprocità, anche di amore reciproco, di comprensione e di empatia, non sono così ampie. Possono essere comunità che vanno dalle, diciamo, massimo 10.000 persone. Massimo 10.000 persone. E Milano non è certo fatta da 10.000 persone. Quindi le grandi città non sono quello, non sono il futuro, ecco, diciamolo così. Il futuro ha la forma del tavolo a cui siete seduti, che non comprende dimensioni così ampie. Detto questo, che è la premessa però, la domanda è cosa potrei consigliare se vivere da soli in un bosco o vivere in una comunità ampia di persone. A questo non c'è una risposta. Ognuno dovrà percepire e sentire dentro di sé che cosa gli fa bene e che cosa gli fa male. Punto. Che è molto diverso dalla distinzione fra che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Che cosa è giusto e cosa è sbagliato non ha niente a che fare con la vita. Giusto e sbagliato sono un'accezione morale, ma la morale non ha niente a che fare con la vita e con la natura, né tantomeno con il corpo. Perché il corpo non riconosce questa faccenda, perché la morale dice questo è giusto e questo è sbagliato per tutti, ma non può mai dire cosa noi proviamo. Quindi il corpo riconosce, il corpo, e quindi quando dico il corpo parlo di noi, noi siamo il nostro corpo, ecco, riconosce solo questo mi fa bene, questo mi fa male. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non lo so se sia meglio in un bosco o in una città, giusto? Ecco, io personalmente preferisco un bosco, però, sempre personalmente, mi munisco anche di un'auto piuttosto che un calesse o quello che è per trovare anche altre persone. Però poi voglio tornare nel bosco e starmene per conto mio. Ma questo lo dico perché va bene a me, ma ognuno dovrà. È questa la novità, capite? Noi ci hanno abituato a ragionare secondo dei protocolli. Delle cose che sono giuste e delle cose che sono sbagliate. Così si fa o così non si fa. E chi l'ha detto? Ognuno dovrà sentire questo mi fa bene, questo mi fa male. Punto.
questo è utile alla mia vita, questo non lo è. Punto, tutto qui. È molto semplice. Quindi, morale, va bene sia il bosco che la città, ma questo dovrete deciderlo voi. Beh, io credo che soprattutto in questi ultimi anni ognuno di noi abbia sentito la spinta di riprendere il contatto con la natura. A me accadde 13-14 anni fa, ho lasciato Roma, che già era diventata pesante, immaginate adesso, e mi sono trasferito in un punto in cui c'era un'energia molto forte, piena di ulivi, di vigne, un paradiso. Ho creato il mio piccolo paradiso, che magari per altri non lo è, per me è qualcosa di fantastico. Era il 2010 più o meno, e ogni volta che torno a casa mia in mezzo al verde mi ricarico, mi ricentro, la mattina mi sveglio più sereno rispetto alla vita che facevo in città. Noi dobbiamo immaginare che quando c'è una forte concentrazione di persone, anche le forme pensiero delle persone creano come un pancake sopra le nostre teste. Quindi immaginiamo in una città ad alta densità abitativa. La consapevolezza sociale composta da sofferenza, tristezza, depressione, pensieri di rabbia, di frustrazione, noi pensiamo che non abbiano una fisicità, e qua sbagliamo, perché hanno una fisicità. E come? E voi immaginate l'unione dei pensieri di 2-3 milioni di persone, come magari, no, Milano, immaginate Roma che sono 5 milioni di abitanti, che cappa psichica crea sopra di noi. In molte scuole di saggezza, sia positive che negative, questo concetto lo conoscono molto bene, e quando devono fare determinati rituali non li fanno, sia nel bene che nel male purtroppo, non lo fanno nelle città. Vanno in determinati posti dove questo pancake psichico è assente. Prendono dei transatlantici per andare in alto mare, in acque nazionali, per fare queste cose, perché sanno che se lanci un pensiero focalizzato, questo riesce a viaggiare velocemente senza rimanere impantanato in questo pancake psichico. Lasciamo perdere l'applicazione negativa che potete immaginare a che cosa serva. Pensiamolo in positivo. Quando noi lanciamo la nostra intenzione, la nostra energia per creare la nostra realtà, un conto è farlo dentro un condominio al centro di Roma o di Milano, un conto è farlo in mezzo alla natura, in cima a una montagna, dove sopra di te non hai questo pancake, c'è solo le stelle. Già soltanto questo è un qualcosa di positivo. Riscoprire questo contatto poi con la natura è benefico per mille altri motivi. È ovvio che se andiamo in cima al Cocuzzo della montagna da Asila da soli col somarello e i funghi allucinogeni, magari, però il modello di vita credo che diventerà sempre più importante in futuro, è ritrovarsi ognuno con la sua, come la cara amica Sonia, che spero che dopo, so che c'ha, lei lo chiama, creiamo Melrose Place, cioè un posto in mezzo alla natura dove ognuno ha la sua unità abitativa con degli spazi comuni per divertirsi, per interagire, per parlare di tanti argomenti. Questo quando penso che sia un desiderio di molti di voi. Adesso, per alzata di mano, ci avete mai pensato a questa cosa? Sarebbe bello realizzarla in tutta Italia, veramente. Bene, cominciamo a mandare la nostra intenzione e vediamo che cosa succede.
Grazie. Allora, una domanda molto semplice. Sto pensando che in non sono abituata, in questi due anni di follia che abbiamo vissuto, osservando le persone così, guardandomi in giro, mi sto chiedendo, ma da dove arriva tutta questa paura della morte? Mi piace rispondere a questa domanda perché potrei portare una testimonianza personale a riguardo, no? Potrei portare una testimonianza personale. Io e la mia compagna nel mese di dicembre siamo stati colpiti dal Covid, no? E siamo, in quel mese erano state sospese le cure domiciliari, grazie ai nostri amici. La risposta mentale era, guarda che sfortuna, sono capitato all'ospedale e non ho potuto usare le cure domiciliari che io conoscevo benissimo. Io ero iscritto sia a terapia domiciliare, tutte e due le organizzazioni, no? Ma quel mese lì ne avevano sospesa una e l'altra praticamente era così intasata che non ti davano retta. Per cui siamo finiti tutti e due all'ospedale con ossigeno e quello. La mia compagna è stata 55 giorni e ha avuto tre fasi mortali quasi, perché è stata in coma tre volte. Per cui il discorso che faceva lui, quando uno deve morire, muore. Se non deve morire, vive, anche contrariamente a tutte, perché anche i dottori non si spiegavano questa cosa. Quando io ero all'ospedale, cosa è successo? È successo un fenomeno di questo genere. Io ero, diciamo, al di fuori delle influenze, diciamo, informative, quelle buone e quelle cattive. E quindi praticamente mi sono guardato dentro. E per me è stata un'opportunità preziosa. Perché cos'è successo? Io ho fatto un revival della mia vita, come se uno muore che rivede tutto, no? Dall'inizio. Diciamo che sbobina la sua vita, no? E la va a rivedere. E ho constatato una cosa, non c'era niente di assolutamente sbagliato. Non c'era un minuto della mia vita che era sbagliato. Tutto quello che succedeva, che è successo, andava a comporre un mosaico perfetto. Faccio un esempio. Io, per esempio, ho fatto il concorso da capostazione, eravamo 8.000. Io al liceo beccavo sempre, andavo sempre a settembre con matematica. Vado a fare il concorso da capostazione, faccio un compito che praticamente nella mia classe avevano finito l'equazione 3 su 32 e io dopo un'ora avevo già finito perché avevo avuto come un'illuminazione. Quindi il destino era quello, che io dovevo fare quella professione. E se tu segui questa tua bussola, le cose vanno esattamente come devono andare. E non c'è niente di sbagliato. Non sono d'accordo col discorso che del bosco. Qui noi siamo una forza enorme. Perché siamo 400 persone che valgono come milioni di persone che non sono coscienti. Quindi qui è una forza enorme. Però se noi ci facciamo prendere dalla paura, siamo fregati. Ma anche un pizzico di paura ci frega. Sono solo delle considerazioni. Grazie. Ti ringrazio perché hai detto delle cose importanti e vere, quindi è vero, è vero, è vero, è proprio vero che la nostra vita è, come dicevi, perfetta. È come se fosse già tutto messo, no? Secondo per secondo. È proprio così. Adesso non entro nel merito perché sarebbe un discorso lungo. Ma questa considerazione, cioè il fatto di aver chiaro che la nostra vita è già tutta lì, ci dovrebbe mettere tranquilli. Tanto, tanto, è esattamente come deve essere. Né più né meno. Né prima né dopo. Anche perché il tempo, da quel punto di vista, non c'è. Adesso non mi metto a parlare del tempo, se no non la finiamo più, ma immaginate che noi abbiamo messo ogni evento della nostra vita in sequenza prima di cominciare a vivere. Ecco, facciamo un po' così questa cosa semplice.
secondo per secondo. Ognuno di quei passaggi nella nostra vita non si cambia più. Più non si può. Perché? Perché l'abbiamo deciso noi. Ok, poi noi facciamo delle scelte nella vita, abbiamo il cosiddetto libero arbitrio, scegliamo di qua piuttosto che di là, beh, certo, ma in realtà ogni scelta che facciamo è esattamente quella che avevamo già previsto, né più né meno. E quindi la sequenza del film, fotogramma per fotogramma, scorre esattamente in quel modo e non si può cambiare. Ma se non si può cambiare, pensate che qualcuno, cioè, pensate che un decreto legge possa cambiare la sequenza della nostra vita? O una legge dello Stato o dell'Unione Europea? Ma capite che questi qui non possono fare niente, se avete capito questa cosa qua. Se l'avete chiara, la percepite la sentite scorrere nel sangue vostro, che cosa può succedere? Nulla. Ma se le cose stanno così, poniamo, ok, perché preoccuparci del futuro? Tanto va esattamente in quel modo. Capite perché hanno potere su di noi? Perché vi hanno fatto credere, ok, che il futuro possa essere fosco. Invece il futuro è esattamente quello che abbiamo deciso. Noi, ognuno di noi per la nostra vita. Né più né meno. E non si cambia. Mettetevela via. Se le cose stanno così, questo non vuol dire che allora non progettiamo la nostra vita, non guardiamo anche al futuro, certo, ma è lo spirito, capite, è l'atteggiamento che abbiamo che è totalmente diverso. Perché siamo coscienti del fatto che tutto scorre esattamente come deve, né più né meno. Ergo, quello che a noi serve a questo punto, cos'è? Il presente, questo esatto momento, qui, adesso. Cosa posso fare qui, ora, in questo momento? Diciamolo pure, amorevole per me e per gli altri. Ora, qui, adesso. Ma domani, dopodomani, poi, se succederà che cosa? Non succede assolutamente niente di quello che io non abbia già deciso. E quindi chi ha potere sulla mia vita? Bene, quindi la tua osservazione secondo me è importantissima, perché è uno spunto fondamentale ed è anche vero che l'energia delle persone legate insieme è potente. Certo, poi ognuno, e lo ripeto, farà quello che sente che fa bene alla propria vita. Quindi possiamo anche stare da soli, poi possiamo riunirci, non dobbiamo stare sempre insieme se non ci sentiamo. Abbiamo anche il diritto di prendere il nostro tempo, il nostro spazio, onorando e rispettando il tempo e lo spazio degli altri. Questo è il rispetto reciproco. Ma poi ci riuniamo, e poi ci distacchiamo, e poi ci riuniamo. La vita è questo, no? Va bene. Vedo una mano che si alza. Prego. Però ci vorrebbe un microfono. Ah, c'era prima... Allora, scusa un momento, siccome c'è prima una... Però veniamo anche qui, va bene? Ce lo ricordi poi che abbiamo... Scusate. Prima di procedere, io volevo dire a Luca se voleva aggiungere qualcosa rispetto a... Una cosa semplice, veloce, che mi ha fatto riflettere, insomma, no? Questa domanda così profonda, perché le persone hanno paura della morte. Ma ci siamo mai fatti la domanda di qual è il vero problema dell'umanità? Che problema è? Di che natura è? È solo un problema spirituale. Perché? E non parlo di cose campate in aria, Adesso vado sul concreto. Finché le persone pensano di essere separate l'une dalle altre, ci sarà sempre il conflitto, ci sarà sempre il crimine, il ladro, l'omicida. Se io prendo consapevolezza che il mio prossimo è una parte di me stesso, e non c'è purtroppo ancora questa consapevolezza, tutto cesserebbe, perché se io vado a fare del male al prossimo è come farlo a me stesso.
Quindi manca la consapevolezza che ognuno di noi è collegato col suo prossimo. Se ci fosse la consapevolezza che la morte non esiste, non ci sarebbe neanche la paura della morte. È un passaggio di dimensione. Noi adesso siamo qua, siamo venuti in questa scuola per imparare tante cose, fare un percorso, e poi si cambia dimensione. Se fosse radicata questa convinzione dentro ogni persona al mondo, non ci sarebbe la paura della morte. Quindi chiediamoci, in realtà, di che natura è il problema del mondo? È solo un problema di comprensione, consapevolezza spirituale. Tutto là. E allora intanto grazie, perché voi siete stati tutta la sera digiuni davanti a noi e noi invece abbiamo mangiato e bevuto, quindi... E la mia domanda è un commento rispetto, cioè quindi dai massimi sistemi spirituali vi porto per terra, un commento su ciò che è successo le elezioni americane di midterm e l'annuncio di Trump di ieri, il annuncio non annuncio, cambieremo tutto, e poi invece ha solo detto che si presenta come presidente prossime elezioni, e decidete voi se rispondere adesso o dare la precedenza a qualcuno che forse aveva una domanda relativa a questo discorso. Allora, nome? Idra. Idra? Mm-hmm. Ok, Idra, ascolta, facciamo così come dicevi tu, teniamo un attimo in stand by questa, però ci torniamo, chiediamo a e poi torniamo qui. Scusate, io parlo per me, non so Luca, ma io ho qualche momento in cui mi sconcentro, perché ci sono questi affari che girano qui, che fanno bzz, 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 che mi mettono un po' di ansia alle volte, perché sento questa cosa che gira, quindi sono gli UFI, sì, ecco, prego. Nome? Ciao, mi chiamo Marco. Marco, prego. Agganciandomi a quello che hai detto, io volevo chiedere, quindi, se tutto è come deve essere, quindi tutta la dottrina del libero arbitrio è falsa. Ok. E poi avevo anche un'altra domanda, faccio insieme. Alla luce delle dichiarazioni in appoggio a l'Ucraina, a Zelensky, non riesco bene a inquadrare l'attuale governo italiano. Quindi volevo... Ok. Grazie. Va bene, grazie Marco. No, ma Luca, giusto? Marco, grazie Marco. Arriviamo. Allora, comincio io? Allora, il libero arbitrio c'è. Allora, lo preciso. Il fatto che noi, quando decidiamo di venire in questa dimensione materiale, decidiamo poi anche tutto il percorso che facciamo qui, prima di venire qui, quindi... Noi prima di venire qui diciamo, io adesso voglio fare questo, in questa sequenza, secondo per secondo. Ecco, e non lo possiamo più cambiare. Quando noi veniamo qui poi lo dimentichiamo, se no non avrebbe senso lo sperimentarlo. Però lo dimentichiamo. Ma quella sequenza l'abbiamo creata noi, sin dall'inizio, perché ci serve. Dobbiamo fare quelle robe lì. Allora... In tutto ciò però noi comunque facciamo delle scelte nella nostra vita, perché è evidente, noi possiamo scegliere banalmente se andare a destra o a sinistra, se fare una cosa piuttosto che non farla, questo lo facciamo tutti i giorni, quindi noi di fatto scegliamo ed esercitiamo il libero arbitrio tutti i giorni. Quello che intendo dire però non è questo, intendo dire cosa? Che quelle scelte che noi liberamente facciamo tutti i giorni, che sono reali perché le facciamo queste scelte, ecco, sono esattamente quelle che avevamo già deciso di fare. Il problema, vedete, è un po' più complesso di quello che potrebbe sembrare. Noi esercitiamo il libero arbitrio pur avendo già deciso prima tutte le scelte che faremo e che non faranno altro che portare avanti la sequenza
secondo per secondo, di tutto il percorso che abbiamo deciso di fare, né più né meno. Ecco, forse adesso è un po' più chiaro. Poi io passo la parola a Luca per l'altra parte della domanda, poi magari ci torniamo sopra e prendiamo dentro anche Idra con l'altra parte della domanda. Però mi fermo un attimo e vi invito a una riflessione che faccio sempre, perché è importante cominciare a mettere le cose in ordine. Vi faccio una domanda e poi passo a Luca. Siete così certi che quello che vedete in questo momento, cioè me in questo caso, o lui, o parlo a ognuno di voi individualmente in questo caso, non a ognuno di voi, esista? Siete così certi che ci sia? Proviamo a fare un'ipotesi, e se quello che state vedendo in questo momento, parlo a ognuno individualmente in questo caso, fosse solo una proiezione che voi state facendo fuori di voi, io sono una vostra proiezione, lui anche, tutto quello che vedete intorno a voi, compreso il vicino al tavolo che avete, voi siete l'unica cosa che sta proiettando tutto quello che vedete. Questa è un'ipotesi che vi lancio, una domanda che vi lascio. Badate che ve la faccio su una base concreta, reale e molto, come dire, appunto concreta, perché questo è un fatto che riguarda la fisica della materia. Non siate così certi che io in questo momento che vi sto parlando esista, se non per il fatto che ognuno di voi mi sta mettendo qui. Questo vale anche per me con voi, ovviamente, perché è reciproco. Ma morale, cosa voglio fare con questo discorsone, perché poi è anche tardi, per stringere, cosa voglio dire? Che voi state determinando la realtà. Ma se così fosse, e io ho un motivo per dirvelo e farvi riflettere su questo, se così fosse, chi ha potere più di voi? Chi vi dice che dovete fare in un modo piuttosto in un altro? O chi vi dice magari che c'è qualcosa di pericoloso che sta attentando alla vostra vita? Chi decide che cosa c'è nella realtà? So che adesso è tardi, a stomaco pieno si ragiona molto meno bene, poi magari avete bevuto, siamo stanchi, quindi mi rendo conto di aver fatto una provocazione, però ve la lascio lì, poi pensateci voi, perché io adesso passo la parola a Luca. Teniamo conto di Idra e di quello che diceva riguardo agli aiuti all'Ucraina dell'Italia, per cui... Ma al di là del discorso di Trump, che nel concreto non ha detto nulla, ma in realtà ha dato mille segnali, al di là dell'Ucraina, che è soltanto un punto di partenza, capiamo qual è il vero punto di partenza. A me successe una cosa nel 2003, ma adesso, senza che entro nello specifico di questa mia esperienza personale, mi riallaccio a quello che ha detto Alessandro, il fatto che ci programmiamo tutto già prima di venire. Quando stiamo nell'aldilà, e credo che sia un qualcosa di accettato da parte di tutti, che non siamo un tubo digerente, che oltre a carne e ossa abbiamo uno spirito, un'anima che non muore mai, è mortale, cambia di dimensione, questo corpo lo lasciamo come se fosse un vestito per poi prenderne un altro. Quando stiamo in questa sorta di piano della beatitudine, noi ci andiamo a rivedere tutta l'esistenza passata. Adesso, se gli vogliamo dare una valenza temporale unilaterale, ma è molto più complessa, però dopo ingarbugliamo le idee, andiamo a rivedere tutta la nostra esistenza appena vissuta e ci andiamo a riprogrammare quella futura. Immaginate di scendere in un anfiteatro, perché questa è quello che
che vidi io in un anfiteatro in cui ognuno decideva la parte da recitare, in cui diverse persone si ritrovavano sul palcoscenico a fare le prove e dire: allora, stavolta io farò la vittima e tu farai il carnefice. In questa situazione una donna ha pugnalato un'altra donna e nell'esistenza successiva decide di essere la madre della vittima. O tante altre di queste cose. Quindi, in realtà, quello che stiamo vivendo è la rappresentazione teatrale di ciò che dobbiamo imparare. Siamo consapevoli di essere l'attore di questo fantastico, incredibile sceneggiatura, di questo incredibile film? Purtroppo no, perché quando veniamo qua ci dimentichiamo tutto, ci dimentichiamo chi siamo realmente, le prove teatrali che abbiamo fatto in un'altra dimensione, la nostra vera natura e il vero senso della nostra esistenza, perché così deve essere, se no non saremo dei bravi attori. Quindi concordo con quello che ha detto Alessandro. E qua capisci la magia della vita, capisci che determinati incontri non sono casuali, che certi incontri non ti dicono niente, altri sono come dei fulmini a ciel sereno, ti scombussolano la vita, altri ti lasciano indifferente. Perché? Perché te lo sei programmato tu, e così via. Per tornare alla domanda di Idra, a Pallacchiaro se va. Trump sembra che non ha detto niente, ma in realtà ha detto un sacco di cose, quindi ha dato diversi messaggi particolari, ha dato un via tra le righe, quindi non dobbiamo leggere mai che pensiamo che allora, da domani, allora, ci togliamo Biden dagli coglioni, perché poi questi hanno rubato, so dei fidi e una mignotta, state tranquilli che fra un par di mesi torno pure io. E succedeva l'apocalisse, ragazzi, sulle strade, succedeva di tutto di più. Quindi il linguaggio che noi dobbiamo interpretare non è quello del discorso razionale in superficie, dobbiamo andare in profondità. 10 giorni fa stavo dicendo a Nadia Ottaviani, che può testimoniare, ho detto: Nadia, quanto ci scommetti che il giorno in cui Trump farà il discorso l'oro si posizionerà a $1,776 per oncia? È vero o no? Vieni qua, no, vieni qua. Vieni. Facciamo un applauso a Nadia Ottaviani di Geco Gold, che insomma... No, adesso è che, insomma, voglio dire, non è che uno vuole fare, però, cioè, a parte che l'ho detto in diretta, quindi è pubblico, carta canta Villandorme, ti ricordi, l'abbiamo fatta la diretta l'altra settimana, che ti dissi? Buonasera intanto a tutti. No, ma mi ha voluto qui solo perché io dicessi che era vero, cioè... Perché appena visto il post me l'ha girato tutto il giorno e poi mi ha chiesto se l'avevo visto almeno 3 volte, però è vero. No, erano 3 grafici diversi. No, era sempre quello. No, erano 3 grafici, ma riportava esattamente la stessa cosa. Sì, è vero, me l'aveva anticipato, quindi bisogna dargliene atto. Quindi credo che ci sono delle cose che magari a volte non vengono dette chiaramente, però poi ci sono dei segnali che letti danno delle risposte. A volte è difficile comprenderle e ci vuole un pochino di anche di immaginazione, no? Però la cosa vera che voglio dire è questa, cioè io ho ascoltato entrambi questa sera e credo che ho ascoltato le vostre domande, ma la cosa più vera sia quella che noi non dobbiamo avere paura. Cioè, io sono certa che tenendo l'energia alta, pensando esattamente a quello che vogliamo fare, le cose si realizzano.
e quindi tante cose dipendono da noi. Abbiamo passato 3 anni tremendi, abbiamo visto persone che stavano male, abbiamo visto imprese che non ci sono più, abbiamo visto delle cose incredibili, però mi piaceva prima quando entrambi l'hanno detto, noi però stasera siamo qui. Siamo qui e continuiamo a portare avanti quello in cui crediamo e credo che questa sia una forza vera, una forza che ci distingue. Abbiamo sofferto molto, però adesso magari cominciamo anche a prenderci qualche piccola rivincita. Quindi questo per spiegare, no, che dobbiamo andare oltre, al di là della narrativa, della pantomima, della sceneggiatura, che per forza devono recitare. A me mi dice, però ho visto Trump dai sionisti, però ho visto Trump da chi... È così che si deve sforzare. Ma vediamo i segnali che arrivano. I segnali che arrivano. Cioè, tenere la quotazione dell'oro fissa a 1776 tutto un pomeriggio. Sapete che cos'è 1776, no? È una data importante. Proprio in concomitanza di quel discorso. Che vuol dire? Vuol dire che si ha il controllo di tutto, al di là della parola che viene detta al pubblico. Ci parlano così da anni, non in modo esplicito, attraverso segnali. Certi drop dicono una cosa e il giorno dopo viene confermata da un discorso di Trump piuttosto che di altri. Queste sono conferme. Esce un drop, ce lo vediamo passato in televisione, come tra uno spot e un altro, ed è successo il 9 novembre. Ci parlano con i segnali, quindi impariamo a riconoscere i segnali al di là della chiacchierata che viene fatta pubblicamente, che ovviamente non può stravolgere determinati schemi perché la gente impazzirebbe, ci sarebbe i crolli, deve essere così. Sì, aggiungerei solo riguardo a questa cosa di Trump un'osservazione, quindi vi invito a riflettere su un fatto che forse non è passato ancora abbastanza. Il presidente degli Stati Uniti non è Biden. Io penso che, insomma, ve ne sarete anche accorti forse in qualche modo o no. Quindi che cosa ha detto Trump nel suo discorso, no? Che ha annunciato con tanta, come dire, con tanta importanza nei giorni scorsi? Che cosa ha detto? Ha detto esattamente questo. Fondamentalmente ha detto: guardate che io nel 2024, come dire, ritorno ufficialmente, ma sono ancora il presidente degli Stati Uniti. Di questo abbiamo le prove. Ma al di là di quello che potrebbero essere le prove, che sono un po' complesse, ma osservate semplicemente quello che avete davanti agli occhi. Osservate quello che avete davanti agli occhi. Secondo voi un presidente degli Stati Uniti, non so se mi spiego, può in qualche modo non rendersi conto che sta cercando di salutare con la mano qualcosa che non esiste? Avete mai visto una cosa del genere nella storia? Avete mai visto una cosa del genere? Ne ho detta una, ma... scusate, ma insomma, mi pare evidente. Questa è la cosa più evidente, no? Io, sulla quale invito sempre le persone a riflettere. Ma la politica estera degli Stati Uniti non si è spostata di una virgola da quando c'è questa nuova amministrazione. È tutto un bluff. È tutto un bluff. È perfettamente lineare e perfettamente aderente a quello che Trump, prima di dimettersi ufficialmente, ma non nella pratica, aveva stabilito con i suoi ordini esecutivi, uno per uno. Chiaro che, lo ripeto e vi invito a rifletterci ancora, siete nel bel mezzo di una guerra di informazione, di dimensioni epocali, una guerra che, se non avete chiaro come funziona e come si muove, vi fa vedere la realtà in un modo piuttosto che in un altro. Ma poi la realtà rimane ciò che è,
al di là di come la si veda. E nel caso specifico, per restare ancorati alla domanda, lo ripeto, tutto quello che Trump aveva stabilito prima di, fra virgolette, lasciare la presidenza, non si è spostato di una virgola in politica estera e anche in politica interna. Quello che ha fatto in modo che succedesse è ancora una volta che questa amministrazione, che non è realmente a cavallo e che non ha realmente il controllo della situazione, si esponesse per ciò che fa. E cioè cosa fa? Il disastro a livello di politica interna. Gli americani non ne vogliono più sapere, ma dovevano vederlo, dovevano capirlo, dovevano rendersi conto realmente di come stanno le cose. Dovevano vedere una volta per tutte che non decide chi si vede, decide chi ha il controllo. Bene, una domanda da parte di Sonia, vai. Allora, torno al QFS. Prima Alessandro diceva stiamo assistendo a un crollo delle banche a livello mondiale, cambierà la moneta, cambierà, non cambierà la BCE, tante cose. Cosa vuol dire cambierà la moneta? Quale sarà la nostra moneta? L'euro, la lira, l'oro? E poi una seconda domanda, ma dopo. Continua a dire Alessandro sempre il controllo, abbiamo il controllo. Cosa vuol dire abbiamo il controllo? Perché magari è una cosa che molti si chiedono, abbiamo il controllo, magari qualcuno non è chiaro. Certo. Grazie. Allora, parto dalla seconda parte della domanda, cioè cosa significa abbiamo il controllo? Allora, abbiamo, hanno, chi? Quelli che noi chiamiamo i capelli bianchi. Chi sono i capelli bianchi? Sono coloro che stanno lavorando per sistemare il mondo. Il mondo ha qualche problemino, forse ve ne sarete accorti, da qualche tempo. Bene, questi stanno lavorando per sistemarlo, ovviamente facendo cose che noi non possiamo fare, perché noi dobbiamo lavorare nel nostro, ognuno deve fare il suo, ognuno ha il suo compito. Il primo compito che noi che siamo qui questa sera abbiamo è di agire su noi stessi, su altri livelli fanno loro. Ok? Bene. Cosa vuol dire quindi che hanno il controllo? Guardate, è molto semplice e credo che con questo chiudiamo la questione. Vi posso assicurare che se non avessero il controllo, noi questa sera non saremmo qui. Vi posso assicurare che se non avessero il controllo, ma questo è anche dimostrabile, negli ultimi 6 anni sarebbero scoppiati, sarebbero riusciti a fare in modo che scoppiasse un conflitto nucleare, termonucleare, mondiale. Ecco perché vi sto dicendo che hanno il controllo. Questo non è accaduto, questo è l'aspetto più eclatante di tutta la questione. Ci sono molte altre questioni oltre a questa per cui possiamo dire che non hanno il controllo. Però per rispondere in una sola volta a tutta la questione, e credo che questa sia la più importante, perché se noi non fossimo qui ci sarebbe un problema, giusto? Se noi non avessimo potuto essere qui perché fossimo stati in questo caso tutti spazzolati via, credo che questo sarebbe un problema, o potremmo avere un problema più grande di questo. Questo è l'apice del controllo dei capelli bianchi, che poi si declina in tantissime altre situazioni, anche più quotidiane, anche più, diciamo, normali, ok? Però io su questo mi fermo. Questo dovete averlo chiaro. Se non avessero il controllo, noi saremmo tutti morti. Forse non avete chiara questa cosa. Forse non avete ancora chiaro con chi abbiamo a che fare. Se questo non è controllo, io fatico a capire o a spiegarvi che cosa possa essere. Va bene? Ve lo ripeto, i punti di contatto di questa deflagrazione mondiale che la elite oscura voleva per il mondo sono stati in sequenza la Corea, l'Iran, la Siria. Negli anni scorsi. Chi era in controllo della maggiore potenza del mondo in quel momento?
e che quindi aveva il perfetto controllo della situazione e ha disinnescato questi tre punti di deflagrazione negli ultimi anni, prima dell'amministrazione di Biden? Chi? Donald Trump. Trump ha disinnescato uno per uno, però dovete andare a rivedervela questa cosa, non ve la posso spiegare adesso, andate indietro, andate a rivedere le cose come sono state, perché vedete poi come lavorano gli oscuri e i media, facendo in modo che voi dimentichiate le cose. Noi abbiamo la memoria corta, quindi ci mantengono e mantengono nella paura proprio per evitare che voi possiate unire tutti i puntini, ma i puntini sono tanti. Bisogna individuare quali sono le categorie di puntini più importanti. Questi vi assicuro che sono i più importanti. Andateveli a rivedere. Durante la sua amministrazione questi tre punti di contatto sono stati totalmente disinnescati, irreversibilmente. Hanno tentato ancora, hanno tentato anche in altri modi, chiaramente. Cosa pensate che stessero cercando di fare in Ucraina? Se non ancora una volta questo. E cosa pensate che sia successo di fatto, se non il totale controllo? Cosa pensate che avessero voluto con l'Ucraina ancora per l'ennesima volta, se non la deflagrazione di un conflitto mondiale? Perché? Perché hanno perso, non hanno più nulla da perdere. A loro serve solo questo e l'hanno voluto in tutti i modi. Vi pongo una domanda. È successo? No, siamo ancora qui. Lo vedete o no? Ve ne rendete conto o no? Avete chiaro quali pericoli ha corso il mondo negli ultimi 8 anni o no? Dovete riflettere su questo. Da questo capirete qual è il livello di controllo. Ok? Va bene. Passo a te. Questo è quello che non solo percepiamo, ma poi il ragionamento logico che ci porta a questa presa di consapevolezza. È ovvio che poi quando parliamo con l'amico, col collega, col il giornalista di controinformazione ci dice che moriremo tutti, però cementate questo concetto dentro di noi, dentro di voi, fatelo entrare nel vostro inconscio in modo tale da diventare saldi. Ogni volta che sentirete una trasmissione di qualcuno che magari vi dice che moriremo tutti, ecco, che se rompono i bicchieri, che cementatela dentro di voi, perché questo è un caposaldo, diciamo, una chiave di lettura. Senza chiavi di lettura è difficile comprendere questa guerra di informazioni, questa che ha dato Alessandro questa sera, ma che anche nelle dirette passate che abbiamo fatto abbiamo ripetuto tante volte, è una delle chiavi di lettura più importanti per la decodifica di tutta questo film. Quindi cementatelo dentro di voi. Quando sentirete il tizio Caio Sempronio che dice adesso metteranno il Green Pass perché la consulta costituzionale, perché qua morimo, la bomba nucleare, perché rimane in braghe di tela, voi riattivate questo, create un ancoraggio positivo dentro di voi su questo fatto. Per tornare al discorso della crisi economica, è ovvio che ci devono far vedere la fragilità e la meschinità del sistema finanziario in cui abbiamo vissuto fino ad oggi, perché questo è un film che si chiama Il Grande Risveglio, deve essere visto da tutti in modo lampante, talmente tanto forte che il mainstream non può intervenire più di tanto. Devono vedere la gente, i popoli, devono vedere che questo sistema truffaldino ha creato una nuova forma di schiavitù moderna, che è quella del debito, della creazione del denaro
dal nulla, un mondo che è stato inondato da una valuta che non ha valore, carta straccia. Il mondo lo deve vedere questo film, e lo vedrà, perché il botto lo vedremo. C'è chi pensa ma entro marzo del prossimo anno, che qualcuno profetizza un crollo più grande di quello del 1929. Però vi aggiungo un'altra cosa: questo botto già ci doveva essere, già doveva essere accaduto, cioè dovevamo già averlo visto, ma c'è stata la manina, questo ve lo do per certo perché so pure chi e come. Dovevamo aver visto il film del crollo della Deutsche Bank, dovevamo aver visto il film del crollo totale dell'euro, e così non è stato. Lasciamo perdere della Credit Suisse, un botto clamoroso, e di tante altre situazioni. Adesso ci stanno facendo vedere il botto delle cripto, FTX, ieri crypto.com, Fatal B, altri exchange che stanno crollando, e ci stanno facendo vedere il nulla che sta dietro alle cripto. Quanti anni so che vi dico lasciate perdere il Bitcoin, passate, ma voi ricordate, santo Dio, quante volte ve lo dico? E adesso ci stanno facendo vedere quel film là, poi vedremo quello strutturale, perché il sistema deve crollare e subito ripartire il nuovo, con delle regole nuove, sovrano per la prima volta. Ma ti sai, hai sentito Nicola B, mi fa far nomi, che dice che il quadro finanza system in realtà è il gold standard, vabbè, chiamiamolo così, ma non c'entra niente con il gold standard, perché la sovranità monetaria che avremo col nuovo sistema, l'Italia, il mondo non l'ha mai vista, e non è solo un discorso di ritorno al gold standard, è come dire, guarda, c'è qua la ragazza, mi piacciono le punte che c'ha, no? Te dimentichi tutto il resto, tu stai a guardare soltanto il colore dei capelli, guarda tutto il resto. Quindi di che stiamo parlando? È una rivoluzione, una delle più grandi che siano mai accadute nel mondo. Quindi voglio dire, è ovvio che ci deve essere il collasso del nuovo, se no come la racconti ai normis? Cioè, senti, vabbè, ma domani ma che famo? Togliamo il controllo delle banche centrali a moneta fiat, siccome ci annoiamo, mettiamo una moneta sovrana coperta da asset reali, tipo lo... Tanto c'è niente da fare domani, facciamo questo. Non può avvenire così, non può avvenire così. Ci deve essere il crollo del vecchio sistema e la ripartenza subito dopo del nuovo. Quindi il botto lo vedremo. C'è chi dice marzo, perché poi a marzo ci sarà l'adeguamento dello SWIFT al QFS, che questa è pubblica come cosa, quindi già mi dicono no, esiste il gold standard, QFS è una cazzata, una chimera, vabbè, me ne girate tante, io vi ringrazio tutto quanto, ma non ci dobbiamo fermare sulle analisi di persone che magari sono dei bravi storici, la storia la raccontano bene, però presente e futuro non hanno proprio cognizione di causa. Quindi, a prescindere da quello, la situazione italiana, chi è che ha fatto la domanda sulla situazione politica italiana? Beh, adesso ci avrei una battuta, però è un po' scurrile, però voglio dire, preferisco evitare, a prescindere, come vi ho sempre detto, né buoni né cattivi, ma funzionali. E fino a quando ci sarà un percorso, poi è ovvio che si arriverà pure là alla resa dei conti, che non vi credete, non vi crediate tutti quanti che tutto quello che hanno fatto, tutto quello che le accondiscendenze, le agevolazioni, passi tutto in cavalleria. Perché non è così. Arriveremo a un certo punto che chi ha sbagliato
pagherà, di questo statene certi. Poi, se adesso sono funzionali e quindi va bene che seguano una determinata direzione, però il countdown finale, il D-Day, prima o poi, noi magari non sappiamo la data precisa, però avverrà, in cui queste persone, dal politico al giornalista al medico vaccinatore, pagheranno un conto salato. Quindi è quello il discorso. Velocissima, e presuppone un sì o un no, dunque non è. Il punto è questo, ultimamente sto sviluppando, cioè mi stanno accadendo fatti, non di chiamarli inquietanti, magari anche no, però fatti del tutto particolari che io non ho mai sognato. I sogni sono in qualche modo dei messaggi oppure sono fuori qua e testa? Perché sto sognando delle cose pazzesche. Allora, dovendo rispondere sì o no, la risposta è sì. Poi teniamo conto che qui comunque si apre un mondo. I sogni rappresentano delle parti di noi anche, soprattutto. Sono il modo attraverso cui l'inconscio ci racconta di quello che sta succedendo nella nostra vita. Da una parte, possono esserci anche sogni che in un certo senso sono lucidi, che ci fanno viaggiare nel tempo verticale. Per cui potremmo vedere eventi che sono già nel tempo verticale. Quindi sì, la risposta è sì. Ma credo che la cosa più importante comunque sia sempre il fatto di restare presenti nel presente. Poi tanto, lo ripeto e lo ribadisco e lo sottolineo, tutto va esattamente come deve andare. E vi assicuro che sta andando benissimo. Poi, ognuno su questo farà le sue valutazioni, ma io so perché la dico questa cosa. Sappiate che ci si può muovere, chi ha il controllo, in questo caso quello di cui parlavamo prima, ha la cognizione e la possibilità di muoversi nel tempo verticale. Ve la dico in un modo molto semplice. Chi vorrebbe che il mondo andasse a scatafascio sa perfettamente, perché lo hanno informato di ciò con tanto di prove, che ha fallito, perché nella linea temporale che prevede questo arrivo a cui dovrebbe arrivare, ecco, c'è il fallimento di questo progetto. Ok? Per cui voglio dire, niente, non dico altro, procediamo con un'altra domanda. Una piccola testimonianza sul discorso dei sogni, perché hai fatto una domanda molto particolare e profonda, più di quanto possa sembrare, è importante, quindi ti ringrazio. Qual è il tappo che non ci permette di viaggiare, vedere, ascoltare al di là della materialità? Solo uno, la mente razionale è il più grosso tappo che abbiamo. Poi ci sono delle persone che sono più mentali, che l'artappo ce l'hanno di sughero, proprio grosso come sto tavolino, e chi riesce in un modo o in un altro a bypassare il controllo della mente, a prescindere. Durante la notte, quando si sogna, la presenza della mente, il controllo della mente non c'è, o c'è di meno. Quindi in quel momento è più possibile non solo connettersi col proprio inconscio, ma anche con livelli di esistenza superiori. È lì che a volte riceviamo dei messaggi, a volte, a chi è che è capitato magari di sognare una persona cara che non c'è più per alzata di mano? Perché avviene durante il sogno? Perché la presenza della mente è meno forte, c'ha questa presa più debole su di noi,
o vedere cose che accadranno. Quindi ti svegli la mattina, dopo sei mesi, un anno, dici cazzo, c'ho un déjà vu. Perché l'hai già vista quella cosa. Questo che ci deve far capire? Che la più grande fregatura al mondo è sta cavolo de mente. Quindi ritagliamoci dei momenti per mandare via. Che possa essere un momento in mezzo alla natura, la contemplazione del mare, perché gli elementi sono i più grandi maestri che ci possano essere, al di là del guru esterno. Mettiti a contemplare il mare, guarda quante cose ti insegna, mettiti a guardare in connessione con una montagna, diventi... quindi è quello il discorso. Che possa essere una meditazione, una camminata, una preghiera, qualsiasi cosa, cominciamo ad allentare questa presa che ha la nostra mente razionale sulla nostra esistenza. Bene. Io di recente ho visto l'intervista fatta da Adrian a David Walsh, però ho visto solamente la prima puntata, però è stata già molto sconvolgente sul fatto che la vera storia di Tartaria è una cosa incredibile. Tartaria era davvero il regno dei mille anni del Cristo. Ecco, questo volevo sapere, anche perché sul Tartaglia vediamo sempre delle foto che sono al di fuori di quello che ci hanno insegnato a scuola, della storia che ci hanno propinato, eccetera. E un'ultima domanda, i sette sigilli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, li ho quasi capiti. E il settimo, che resta un po' sconvolgente, spero di averlo capito male. Allora, Adrian è un caro amico, e poi domani dovrei pure fare il TG della settimana alle 13. Chi è che lo segue? Vi piace come format? Adrian è un puro, una persona speciale, perché ha tanta luce dentro. E sono queste le persone veramente, no, che ti fa piacere, insomma, sentire, frequentare. Tante volte l'ho ospitato a casa mia, molte volte sono stato anche ospite a casa sua. Ha fatto una ricerca molto bella con David Wells, che ha una visione un po' apocalittica della realtà. Finita la puntata, io li ho chiamati, stavano in Finlandia, gli ho fatto comunque complimenti, perché dobbiamo sempre ringraziare le persone che fanno una ricerca, poi che arrivano a delle conclusioni che ci risuonano, magari in certi punti di più, in certi punti, comunque hanno fatto la loro ricerca. E questo è da ammirare, perché so dei ragazzi comunque di 33-34 anni che dice, io a 33 anni, ma magari, ecco, il viaggio in Congo belga in mezzo ai beduini non mi passava neanche per l'anticamera da mente farla, insomma, voglio dire, no? Quindi tanto di cappello per l'impegno, per le cose, tutto quanto, e per l'immane ricerca che hanno fatto sulla Tartaria. Che la storia che ci hanno raccontata è tutta finta, siamo d'accordo su questo, pazzate, ma c'è a storiere cose, il Medioevo, la cazzata da qua 2000 anni, e perché poi è arrivato Carlo qua terzo, le cose, cioè, voglio dire, no? Ci sono stati dei reset già in passato? Assolutamente sì. Ci sono le prove sparse in tutto il mondo? Sì. E ci sono delle persone che hanno raccolto tutte queste prove, e oggi che il pubblico è pronto per ricevere queste informazioni, stanno uscendo fuori in modo dirompente, ed è giusto che sia fatto adesso, perché se l'avessero fatto 20 anni fa, ma parliamoci chiaramente, ma quanti tra di noi l'avrebbero seguito sto discorso? Quindi va bene che esce fuori adesso, e che adesso deve uscire fuori tutto.
Abbiamo visto la frode sul discorso sanitario, sul discorso politico, sul discorso sociale, il bene contro una, quelli paladini che dovrebbero essere i protettori, che in realtà sono a manica dei satanisti, che sappiamo bene quello. Quindi chi ha avuto il progetto del nuovo ordine. Adesso dobbiamo sapere la verità a livello storico, a livello geografico pure, perché poi a me, se me l'avessero detto 7-8 anni fa, avevo delle certezze, adesso le mie certezze su quell'ambito si sono sgretolate dopo determinate cose. Comunque, a prescindere da questo, la storia è tutta da riscrivere. Loro l'affrontano sul discorso della Tartaria, io ho avuto la fortuna di affrontarlo col discorso della Redemption del QFS. Quello non è soltanto un cambiamento economico, là stiamo visionando ormai da qualche anno delle cose talmente tanto pazzesche, pazzesche, che veramente c'è da riscrivere tutta la storia degli ultimi, come meno degli ultimi 200 anni, dove arriviamo noi, ma sicuramente anche prima, insomma, voglio dire, no? E quindi voglio dire, grande merito ad Adrian e David Wells. Non condivido il discorso che apocalittico, che moria, che c'è la devastazione, cioè che arrivano, chiuditi dentro casa con i pannelli perché se ti affacci dalla finestra, quello non mi risuona, anche se molte profezie dicono questo. Ma la vita sulla terra non si spegnerà mai, non finirà mai. Ci può provare il più grande potere occulto, oscuro di questa, ma la natura, il nostro spirito collettivo, la nostra coscienza, la nostra famiglia animica, e scusate se lo dico, ma più famiglia animica di questa sera, ragazzi. Io ogni volta, ogni persona che ho abbracciato questa sera, ho sentito i brividi, quindi c'è un riconoscimento, c'è un senso d'appartenenza. Siamo più forti di qualsiasi apocalisse. Non credo che la vita a marzo del prossimo anno finirà. Ci saranno degli scossoni forti, sicuramente. Ma la vita non finirà, non finirà mai, perché siamo noi che lo abbiamo decretato già prima di venire qua. Sì. Prego, prego. Basta dare un schiacciare una volta, diventa, ecco, verde. Posso dire una cosa? Allora. La stai già dicendo? Ecco, la sto già dicendo. Dai, Alessandro, mamma mia, ti prego. Allora, le profezie, quelle sono profezie, ma noi le possiamo riscrivere come? Col nostro amore, cambiando. Ecco qua, è per questo che siamo qua, lo capite sì o no? Dai, dici, vai, fai la domanda. No, non è una domanda, così accetto l'invito di Rosanna, nel senso che, allora, per chi non lo sapesse, vabbè, io rappresento la SIM, sono Raimondo Pisca, sono il vicepresidente di questa società, la Società Italiana di Medicina, che sta combattendo in maniera importante l'ipocrisia che ci ha attraversato in questi, non soltanto in questi 2 anni, perché è un progetto che è partito molto, molto prima. E quello che volevo testimoniare è semplicemente questo, che ieri c'è stato il convegno della Eunomis, che è la società degli avvocati liberi, che è rappresentata, vabbè, dall'avvocato Montanari, che è il presidente del dipartimento della nostra società, dipartimento legale, e per la prima volta c'era un parterre di 5-6 avvocati, alcuni colleghi,
Avvocati tipo la Chiavegatti, la prima magistrato che si è opposta in maniera importante a questo ricatto, e personaggi di altissimo spessore, credetemi, e per la prima volta io, che ho sempre considerato gli avvocati un mondo a sé, che rappresentano in buona parte l'oscuro di cui si parla, e però ieri ho trovato persone illuminate che mi hanno aiutato a capire, a definire una proposta che avevo fatto già tempo fa, cioè il fatto che le due categorie maggiormente responsabili di tutto ciò che è accaduto in questi anni e prima sono la mia, quella dei medici, e quella dei magistrati. Perché se noi ci fossimo opposti anche semplicemente in una minima parte, bastava la metà di noi, invece siamo stati il 2, 3, 4% a non volersi vaccinare, a sopportare la sospensione, a sopportare ogni insulto da parte delle autorità che si sono fatte forti di questo potere, compreso, tanto non ho nulla da perdere se non il fatto che, affermando la verità, anche se viene registrato ciò che dico, non ho paura di essere smentito, perché chi comanda il plotone delle decisioni, soprattutto a livello sanitario, non deve stare a quel posto, deve stare dietro le sbarre. Perché il ricatto che hanno imposto, che ci hanno imposto, quello che ancora oggi mi è arrivato un messaggio mentre ero qua, che le ostetriche, mi pare a Milano o a Torino, in Lombardia, le ostetriche che chiamano Novax, che sono soltanto persone libere, non sono state accettate ai concorsi. Si continua con questo delirio, però vi do una buona notizia, che ieri è stato sancito fra di noi, appunto, l'obiettivo, il progetto di creare una collaborazione intensa, una scuola che sia giuridico-scientifica, che ci siano i magistrati che insegnino a noi medici, e noi medici che insegniamo agli avvocati reciprocamente come difenderci, perché soltanto attraverso la forza comune, attraverso il fatto che noi siamo consapevoli per primi, ma mi permetto di contraddire solo parzialmente, Alessandro, ciò che hai detto, che noi dobbiamo stare centrati su noi stessi, è vero. Però se ciascuno di noi domattina esce, diventa testimone, come loro due sono stati oggi di fronte a tutti noi, però diventa testimone nella propria realtà, nella propria piccola comunità, del fatto che siamo forti, non ci può essere una battaglia persa di fronte al male, perché non c'è mai stato nella storia dell'umanità, quindi teniamo duro. Grazie. Grazie a te per la riflessione, eppure la tua testimonianza, che insomma la tua attività è importantissima, perché su più fronti ci dobbiamo muovere, quindi se non ci fossero professionisti come te, insomma, l'abbiamo visti quelli che il sistema chiama professionisti, no? E scienziati addirittura. E come giustamente hai detto, il loro ruolo non è sulle cattedre, ma dietro le sbarre. E credo che questo accadrà, non dovremmo aspettare tanto per vederlo. Comunque, grazie ancora, facciamogli un applauso. Ringrazio anch'io per questo intervento che è fondamentale, e volevo precisare una cosa. Sono d'accordo con Dino,
sul fatto che dobbiamo essere anche testimoni, quindi io non vorrei essere stato frainteso quando dicevo, dico solo che se io parlo per me in questo momento, se io sono qui facendo quello che evidentemente sono chiamato a fare al servizio delle persone, è perché questa cosa va di pari passo con la costruzione di se stessi, quindi dobbiamo sempre avere questa giusta, no? Quindi costruiamo noi stessi e poi inevitabilmente ci troveremo a fare la nostra parte per tutti. Questo sicuramente, quindi sono d'accordissimo con Dino su questo fatto. E ognuno nel suo, ognuno ha la possibilità di fare esattamente ciò che è chiamato a fare nel modo, nei tempi e nel luogo dove sarà chiamato a farlo. Perché tutti abbiamo qualcosa da fare per ognuno di noi, cioè reciprocamente. Questa è l'umanità alla fine. Va bene, quindi grazie ancora per quello che fate. Grazie a tutti, grazie per la splendida serata. Facciamo una pausa, insomma, meritata. E grazie per il calore, l'energia. E andiamo avanti. Tu ragazza con gli occhiali stai lavando la vetrina, piangi lacrime sottili tra la gente che cammina, sei incinta e innamorata, la sua moglie fortunata resta qui da là. Signora consumata da una vita prepotente, hai un figlio che ha studiato, non lavora ma pretende, sembra sempre più suo padre, che paura quando suona quel telefono. Cielo blu sopra le nuvole e non è poi così lontano, dobbiamo arrampicarci e crescere senza bisogno di nessuno. Il cielo blu sopra le nuvole, oltre il silenzio di rumore, c'è che le macchine e gli aerei, però ho paura di volare, ma il cielo blu sopra le nuvole. Tu bambino stai giocando a una guerra senza fine, la tua vita in costruzione sopra tra le ballerine, costerà dei sacrifici, ma nessuno ha molti amici, devi volerti bene tu. Ma il cielo blu sopra le nuvole, dietro la rabbia e il dolore, la vita è un pugno nello stomaco, solo per chi se lo fa dare, e non è poi così. Se oggi più di prima, la brava gente si distrae.
Grazie. Grazie. Il cielo blu sopra le nuvole, grazie, 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 grazie. Chi si vuole alzare dalle sedie, anche per shakerare un pochino, si può. Che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Non scordarsi mai però di essere accanto stasera. Che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Stringere il sole nelle mie mani, toglierti i razzi come non avevo i dati, per circondare con viso il calore. Non puoi fare un cantaro intorno al soffrore. Money, money, money.
vestiti in fretta perché ho voglia di fare festa, se non mi porta tu con la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangere già addosso, perciò vogliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo mi immagina. Innamorarsi con la luna e il mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei nel capomondo all'ultimo secondo. Volerei capendo a Milano fino a Roma, passando per Londra, da Roma fino a Balcon, cercando te. Staccato il tuo lavoro, vedo per un po', dove la metropoli incontratoci e tra gli oggi diventiamo quasi microscopici. Ma se ti distingui voglio vedere in faccia, alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge, questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andato senza ritorno. Si continua, si continua.
questo è un grande pezzo da ballare e cantare. Dico neanche il titolo. Luna, Luna, tu sei dappertutto, in fondo al mare,
ma io lo so che dopo un po' ti stanno a vigilare, se stiamo insieme questa notte, sei del tuo nome troppe volte, Luna. E sai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle e mangi troppo caramelle, Luna. Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanca di girare e stiamo insieme questa notte e hai detto nove proprio volte, Luna. Posso bastare, 10 ragazze per me, voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare, e labbra rosse sulle quali morire, e 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio per me, sa bene ballare. Ah sì, ah sì. Non lo so. Una soltanto per me, ha conosciuto tutti tranne me, e 10 ragazze così, che dico solo di sì, vorrei sapere che ha detto, perché non vivo più senza te, amato, e quella è proprio amato per me, forse non sa che posso averne. Che cosa, che cosa? Un'avventura. Ah, no, no, è per sempre. Non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Voce! Innamorato! Grandi! Sempre di più! Sei sempre tu, perché non è una promessa, ma perché sarà domani sempre, per sempre vita, per sempre vita, per sempre vita, per sempre vita. No, non sarà un'avventura, no, non può con che col vento può.
se cambia. Cambia, cambia. Tanti sono soli come noi, ma un giorno spero cambierà, vedrai. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. Come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Su di noi, se tu vuoi volare, ti porto
dentro di me. Ma nei sogni poi vivi di due innamorati nel posto più bello che c'è. Lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà. Giocare un momento, poi correrci incontro per fare l'amore che è là. Hey! Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto via, non perdere un attimo più. Arrivano anche dopo gli anni 80-90 a gentile richiesta. Non sarete mica stanchi. Ah, ecco. Se sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo d'amico, se non puoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami, io sono in vendita. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende chi ballare mi fa. Se lo sai, da un film a colori portar via le frasi agli attori, se per te il sabato sera non c'è mai una donna sicura, se non hai sulla tua rubrica una che sia più di un'amica, se non sai andare lontano dove non ti porta la mano, comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per te. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende che ballare mi fa. Felicità è una canzone pazza che cantare